Siamo in collegamento con Mimmo Pesce, opinionista TV. Salve Mimmo, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Ben trovato. Ben trovata a te Fabiola, ben trovata a tutti. Allora, non è un pesce d'aprile, il Napoli è campione d'Italia. Tu esci con il libro Napoli campione, lo scudetto di un emigrante. Eh sì, non è un pesce d'aprile, hai detto bene. Esco con questo libro a suggello di un'annata meravigliosa del nostro Napoli, però da un punto di vista diverso, da un Certo, punto di vista di un emigrante, appunto. il libro in cui racconti un po' tutta questa cavalcata pazzesca del Napoli, ma entri anche in alcuni argomenti particolari, insomma, che ti hanno particolarmente convinto e di cui hai raccontato prima che poi si arrivasse alla vittoria finale. Sì, diciamo che ci sono arrivato a piccoli passi. E devo dire che ho preso consapevolezza del fatto che Napoli vincesse lo scudetto in anticipo rispetto agli altri, perché come potete immaginare, un libro non si può scrivere il 31 di maggio e poi pubblicato il 4 di giugno, cioè, non è possibile. Quindi ho iniziato a scriverlo a febbraio. Ho buttato il cuore oltre l'ostacolo, dando per scontato che il Napoli vincesse lo scudetto E in queste a gennaio. pagine sveli anche cosa pensi dei giocatori più importanti. Beh, sì, do un giudizio su ogni singolo calciatore, con quelle che sono le prerogative del mio lavoro, cioè dell'opinionista TV, di uno che di lavoro fa questo e in più fa anche il telecronista, e quindi mi occupo di questa cosa. Per cui ogni calciatore del Napoli ha una sua peculiarità e io l'ho evidenziata in questo. Come vive il trionfo una persona, un napoletano che vive ormai stabilmente a Milano, al nord? Sì, lo vive in maniera amplificata, perché io è una cosa che scrivo anche nel libro, ma è una cosa che sento, tutto quello che succede a Napoli, dico soprattutto a chi vive a Napoli, in campagna, comunque, sappiate che viene tutto amplificato per chi vive a 800 km di distanza, come nel mio caso, addirittura c'è gente che vive a molti chilometri in più, per cui. E per cui anche il calcio diventa un momento di aggregazione per sentirsi vicino alla città e di aggregazione qui in loco, nel senso che io sto a Milano, ma ci sono un sacco di Napoli Club con i quali io interagisco. E quindi come lo vive? Lo vive con un senso di appartenenza che aumenta ancora di più. Aumenta ancora di più nei riguardi della squadra e della città. In queste pagine tu racconti anche degli scudetti persi in albergo, di partite storiche. Beh, certo, perché un po' di storia ci vuole, è chiaro che è ancora troppo fresca la ferita di quando abbiamo perso uno scudetto praticamente già nostro, e quindi non potevo non citare questi episodi perché sono rimasti veramente dentro ognuno di noi che vive la passione del Napoli, quindi è troppo fresca la ferita, troppo fresca. Però parli anche della società e cerchi in qualche modo di prevedere anche il futuro. Beh, butto l'occhio a quello che potrà succedere nei prossimi anni e cerco di intuire quello che potrebbe succedere. Insomma, però adesso non voglio spoilerare tutto il libro, chi me lo compra questo libro? Quindi, però sì, certo, do una visione anche di quello che potrebbe succedere da qua a non molto. Qual è stato il momento in cui hai creduto veramente il Napoli ha vinto lo scudetto? Non sarà come l'hanno perso in albergo. Beh, la consapevolezza vera l'ho avuta intorno a marzo, aprile, quando ho visto che le altre squadre insomma, non riuscivano più a recuperarci o cominciavano a perdere il loro stesso terreno rispetto a noi e quindi pareggiando o addirittura perdendo partite, ho capito che era proprio il nostro anno. Non potevamo fallire, la consapevolezza è diventata certezza e quindi a marzo. Io ero straconvinto che avessimo vinto, insomma, sarebbe successo.
quello che doveva succedere sarebbe successo. E infatti è successo. E poi, insomma, è inevitabile la domanda: come hai vissuto quel momento assolutamente surreale, la tifoseria che si gira dall'altra parte durante la partita Napoli-Milan, una contestazione che ancora oggi ci domandiamo perché? Brava Fabio, è quello che ci siamo chiesti un po' tutti, perché, ma soprattutto perché proprio in quel momento, cioè per noi che viviamo il Napoli, soprattutto noi che lo viviamo da così lontano, sembrava quasi un paradosso, ma com'è possibile? Cioè, come si fa? Cioè, questo è un po' cioè, noi stiamo per vincere lo scudetto e succede questo? E succede proprio a noi? Cioè, questa cosa ci ha lasciato turbati. E al tempo stesso perplessi, e poi ognuno ovviamente ha le sue ragioni, per l'amor di Dio, non voglio entrare nel merito, però diciamo, ma se dobbiamo proprio fare delle discussioni, facciamole dopo, cioè, prima godiamoci lo scudetto e poi dopo discutiamo. In quel momento devo dire che la perplessità che serpeggiava qua al nord era veramente tanta, veramente tanta. Io nel definire questo scudetto ho parlato di gioia amara, volendo usare un ossimoro, perché Spalletti che lascia addirittura prima che si concluda il campionato, prima che si faccia la festa, è un dolore per il tifoso che sa quanto importante è stato il lavoro di Spalletti, che ha valorizzato i singoli calciatori facendo guadagnare tanto alla società Calcio Napoli. Tu come vedi il dopo Spalletti e come giudichi questo Spalletti che va via? Da tifoso oltre che da napoletano, insomma, da persona che ha un osservatorio speciale, no, per il lavoro che fai. Abbiamo anticipato tutto quest'anno, abbiamo anticipato la vittoria dello scudetto, abbiamo anticipato, cioè nel senso che era già ampiamente vinto più di un mese e mezzo fa, abbiamo anticipato la dipartita dell'allenatore, siamo stati anticipatori in tutto e per tutto. Quindi è evidente che questa cosa ha un po' smorzato. Leggermente smorzati di entusiasmi, perché è chiaro che quando va via un allenatore che ti porta a un trionfo mastichi un po' amaro, e quindi però io credo che questo è il mio punto di vista personale, seppur con dispiacere devo dire che la scelta l'avrei fatta anch'io, la scelta l'avrei fatta anch'io se fossi stato nei panni di Spalletti, anch'io sarei andato via con uno scudetto in mano e non con magari chissà contestazioni a settembre, ottobre, novembre, insomma, è meglio andare via da vincitori, andare via sul cavallo dell'imperatore, piuttosto che poi qualche mese dopo uscire dalla porta di servizio con un ciuccio, cioè è meglio così. Io avrei fatto così, quindi lo comprendo, poi le motivazioni sicuramente le scopriremo più avanti quando Spalletti potrà parlare. Perché al momento non può parlare, e lì sapremo veramente come sono andate le cose. Adesso sono tutte supposizioni, o perlomeno ci dobbiamo affidare a quello che dice De Laurentiis. Assolutamente, io consiglio ai nostri telespettatori di leggere questo libro di Mimmo Pesce, Napoli campione, lo scudetto di un emigrante, si fa leggere tutto ad un fiato. Quando sarai a Napoli per presentarlo prima di lasciarci? Entro fine giugno sarò a Napoli a presentarlo a Napoli. Ho cominciato adesso, ovviamente la settimana prossima comincerò il mio tour promozionale, quindi toccherò un po' di città. E lasciami dire che ci tengo, che i diritti di questo libro andranno comunque in beneficenza, per cui andranno a un'associazione, la tenda Ollus, che si occupa di. Chi vuole può andare a vedere www.latendaollus.it, che si occupa di bambini e ragazzi autistici. Certo, insomma, È il progetto una cosa che mi tocca da Risgusciati, vicino, per cui. Esatto. esatto, il progetto Risgusciati, insomma, tu hai scritto anche un libro, Mio figlio è uno sgusciato, che racconta cosa significa essere padre di un bambino autistico. Esatto. E allora, Per cui anche questo va lì. esatto, doppia ragione per comprare il libro. Prima perché, insomma, racconta la storia di un anno veramente particolare, poi anche perché si aiuta un settore come quello appunto della sanità e dei bambini autistici importante. Grazie Mimmo, in bocca al lupo per il libro. Grazie a voi tantissimo e Forza Napoli sempre. Sempre, ci vediamo a Napoli.
Senz'altro.